Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Per la gara di Spelling, invece, il tempo è finito. S-B-E-G-L-I. Sveglia! Basta. B-A-S-T-E-A. Perché non ce la faccio più. Wake up! Guglie, mi sa ti convenga ripassare un altro poco. Perché direttamente da New York è già alle porte del collegio un ospite. O meglio, una guest star d'eccezione. Ciao! Sono Joe. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Chi meglio di lui può aiutare i ragazzi in vista delle Olimpiadi di Spelling? Avanti! Buongiorno. Buongiorno. Mister Bastianic. Ciao. Benvenuto. Grazie. Si accomodi, prego. È un vero piacere averla nostra ospite qua in collegio. Piacere mio. Davvero bello. Senta, che scuola ha frequentato lei a New York? Io per high school sono andato a Fordham Prep, l'università, Boston College, ho fatto il master's. Caspita. Ho fatto tantissima scuola. Ma nei rapporti con l'autorità? Molto male lì. Molto male. Cosa combinava? Io sono un po' pro anarchia. Ah, ribelle. Non mi piace la struttura. E quindi si trovava spesso spedito da headmaster, da preside? No, perché ero abbastanza furbo. Ho capito. E chissà come si sarebbe trovato qua. Che impressione ha avuto entrando nel collegio? Beh, un posto vecchio. Un po' di... antico, mi lasci dire antico. Si sente l'odore delle persone cattive, tutte queste cose che... Persone cattive? Sì, perché è un po' i professori... I professori nostri sono buonissimi, sì, ma la sorvegliante mi faceva paura. La sorvegliante è una persona deliziosa, certo ha un aspetto un po' austero, ma è deliziosa, è una ragazza piena di cuore. In piedi! Perché dall'impressione siete tutti un po' severi. Abbiamo delle regole. Pretendiamo che le regole vengano rispettate. Già partiamo male, perché le regole a me non mi piacciono. Infatti ho fatto una vita di cercare di evitare... Sa cosa succede qua? Chi non segue le regole, sa cosa succede? No. Mi picchi? No, non se ne parla proprio. Però mi mandi fuori a casa. Può succedere, è successo. Io ho l'abitudine da vecchio professore di fare qualche domandina scolastica. Proviamo. Lei ha un'idea di chi sia stato un certo signor Camillo Benso Conte di Cavour? Cavour mi gira perché siamo in Piemonte. Sì. E Cavour è anche una zona dove si produce Barolo. Sì. È collegato col unificatore dell'Italia, Emanuele... Vittorio Emanuele II, che è quello che ha fatto l'unità d'Italia. Bravissimo. Poi era fidanzato con la Rosa. No, bella. Quello Vittorio Emanuele. Sì. La Rosina. La Rosina. Lei ha una preparazione estera. Che era un po' la sua amante. Era la sua amante. Ecco, sento un po' passato remoto del verbo ridere. Io? Ridessi? Risi? Risi. Tu e Bisi. Parappappai, parappappai. Bisi e Bisi è bellissima. Tu ridesti. Ridesti. Egli. Stai giocando sporco. Comunque, guardi, lei ha risposto meglio di tanti collegiali. Città piglia per amici. Collegiali che finalmente sono riusciti a svegliarsi. Anche se non si direbbe. Prendere le fasce, gruppo verde. E in vista delle Olimpiadi di Spelling sono già stati divisi in gruppi. Le cose, bene o male, le so. Spero che anche i miei compagni, insomma, sappiano qualcosina. Quindi non resta che chiamarli. Preside, preside, casa 3. Ma chi è questo? Non so da dove è uscito, mo. Sembra il preside, ma non lo è. La voce è completamente diversa. Buongiorno, collegiali. Cosa state facendo? Sta dormendo. Dormi. Basta perdere tempo. Vi aspetto prestissimo nel teatro. Move your ass. Let's go. Come on. È Joe Bastianic. No. Ma è lui. Secondo me è Giorgio Bastianic, perché è capace. È lui. È Bastianic. Ma no, era il profe. Tutti dicono che forse è Joe Bastianic, ma secondo me non viene apposta per noi. O non è lui. Sì, è lui. Forse.